No, no, non ci credo. C'è il cioè, hanno messo i miei capelli. Ma io adoro. Io ci sono, sto uscendo. Ah, ci fa vedere l'accademia. Carina la cosa che ci hanno mandato la lettera, eh. Ci hanno mandato la letterina stile Hogwarts. Con il bigliettino d'aereo, bellissimo. Apprendere dalle tradizioni per raccogliere buoni frutti. È arrivato il momento di entrare nel mondo Pokémon. Paldea è una regione ricca di nature e di terre rigogliose. Una regione in cui vivono delle creature che chiamiamo Pokémon. Queste creature, avvolte nel mistero, si possono trovare ovunque in grande numero. E poi gli NPC mi piacciono un sacco. I Pokémon vivono dappertutto, nei mari, nei cieli e persino nelle nostre città. Noi viviamo in armonia con i Pokémon aiutandoci a vicenda come meglio possiamo. E l'Accademia Arancia, Uva, è qui per insegnarle tutto ciò che ha bisogno di sapere su queste creature. Persone provenienti da ogni regione si uniscono in questo istituto per imparare fianco a fianco. Ed è qui che gli allenatori si esercitano, lottando e crescendo insieme ai loro Pokémon. Che bei richiami. E qui parte la bella cazzina. Siamo, ragazzi! Ok. Scusa. Le musiche non sono male. No, le musiche, devo dire, mi ingrandisco un pelo, raga. Beh, io ho dei capelli verdi improponibili, cioè se vuoi venire a dare un'occhiata sono veramente inguardabile. Camera bella. Meravigliosa. La camera è bellina però, eh. Guarda, ci sono anche gli sticker. Tappeto dell'IKEA. Sì, sicuramente. Sì, è proprio lui, eh. Queste messole da costruire della mamma. Ah, la camera è seriamente carina. Oh, ma ti sei già messo l'uniforme? Non so la tua, ma la mia è una mamma di Cecina. E quindi è di Cecina? Parla... Sì. Mi piace. Anche la tua? Sì, oh, sì, anche la mia di Cecina. D'altronde, oggi è il tuo primo giorno nella nuova scuola. Però si dà un contegno, perché all'inizio del gioco. Pensa che nemmeno io sto più nella pelle. Ma mi sa che dovremmo avere un altro po' di pazienza, tesoro. La scuola mi ha chiamato per dirmi di aspettare ancora un po', perché la quota è di 8.700 euro il mese. Pare che non sia ancora arrivata una cosa importantissima, cioè il bonifico. Per le nuove matricole... Esatto, paga. Ah, ma che sbadato. Non mi sono ancora presentato. Io sono Clavel, il preside dell'Accademia Uva. Seguitemi, andiamo un attimo fuori. Il regolamento vuole che tutti i nuovi studenti ricevano un Pokémon. E ora è arrivato il suo momento. Scelgo dunque quale tra questi tre Pokémon vorrebbe avere come compagno. Se li butta così sull'erba, vabbè. Ah no, sul selciato. No, direttamente su gradini proprio. Spirigatito, il Pokémon erbagatto. Che bel suono, quanto è carino. Fuecoco, il Pokémon fuocodrillo. Coco. Anche lui è molto carino. Quaxly, il Pokémon anatreoccolo. Comunque, sinceramente, questi starter mi piacciono tutti. Questi bomba. Sono tutti e tre adorabili. Ecco, questa cosa, ma proprio senza spoiler, voglio dire, i Pokémon di questa gen, belli. Cioè, ce ne sono due o tre che sono dei roiti, onestamente. Ok, però ce ne sono alcuni belli. Bene, sono contenta. Cioè, secondo me te urlerai e dirai, cos'è questo? Non è per Però molto probabile. La squadra, se ti conosco un minimo, da 14 Pokémon, non potrai. Ok, vorrei tutti i gatti. Dato che il preside è stato così gentile a darti un po' di tempo, che ne dici di farti una bella passeggiata con loro per conoscerli meglio? Non mi piace questa cosa, di solito te li fanno scegliere e basta, così non c'è tempo di affezionarsi, capito? No, invece qui si instaura prima un rapporto reciproco. E poi li abbandoni. Un taglio netto dal punto di vista sentimentale. Sì, io li tengo tutti e tre. La regione è grossa. Urca, guarda lì. Cioè, vengono con noi. Cioè, com'è? Noi andiamo in giro. Sì. Io vedo già Pokémon che posso prendere qui. Oddio, Paldea, che ambientazione è? Penisola iberica. È letteralmente la penisola iberica. Vada bene, non la Spagna. All'incontrario. Ok. È il momento. Che carini, guardalo Quaxly. Caro Sprigatito che non usa i fiori, oddio, perché? E che Coco è così felice, cioè c'è proprio quel musino super happy. Guardalo, quanto è bello. Segui Fuecoco. Il cuore, prendi Fuecoco. No. Dello Sprigatito. Nemi è la rappresentante degli studenti, nonché un'abilissima allenatrice di rango campione. Io vado matta per le lotte Pokémon. Anzi, ho un'idea. Facciamone una subito.
Non perdiamo la calma, presto sarete compagni di classe, avrete tutto il tempo che volete per lottare e per conoscervi meglio, naturalmente. Ha deciso quale Pokémon diventerà il suo primo compagno? Chi prendi? Allora, io ho annunciato, ricordo, ho sempre detto, prenderò Fuecoco, però non lo so. Andiamo in Fuecoco, va bene Fuecoco, sì. Dai, forza. Dai, tu vai su Fuecoco, così mi sento meno in colpa a non prenderlo io. Dai, io vado su Sprigatito. Preso. Vai. Pazzi. Vai. Vabbè, qui basta premere un paio di volte. Sì, esatto. La stab e va bene. Mamma mia, è spixelata. Il mio scopo è catturare un Wiglet shiny. Ah, allora, gli shiny nel gioco hanno la stessa percentuale di spawn, quindi è la solita, va bene? La solita, sì. Però, tipo, se ne trova, perché si incontra veramente tanti Pokémon. Insomma, oggi inizia la tua avventura lontano da casa. Ogni giorno avrà una nuova sorpresa. Andrai incontro a grandi successi e a momenti difficili, come quando il framerate non reggerà. Promettimi che farai di tutto per viverli entrambi appieno. Se sei stanco e hai bisogno di riposarti, passa pure da casa. Basta che tu suoni, perché spesso e volentieri ci sarà Clavel. Ah, ma che bellino che è LeChunk. Io l'ho seccato. Io voglio prendere. Allora. E così vediamo. Vai, grazie. Ok, se l'ammazzi non ti dice niente. Se te ne farà prendere un altro. No, ti dirà prendi no, un no, altro. No, ti dice banalmente, insomma. L'hai ammazzato, stai più attento. Sì, meno male, via. Pichan, è vero? Ma questo? Tarontola. Io voglio vedere le tue direction. Tarontola. Nuovo. Carino. Ma che è sta cosa? È la lotta autonoma. Questa è fondamentale, eh? No, questa è fondamentale. Cioè, ho mandato Sprigatito a combattere per i cacchi suoi? Lui va per il percorso a combattere con i Pokémon e anche a prendere oggetti e soprattutto, lo vedi, no? C'è un... Quando sconfigge qualcuno, raccatta quegli... Cioè... Aspetta, credo di aver trovato quel Pokémon, quello piccolino che c'è all'inizio. Pomi. Pomi, che carino. Ecco, io lui lo vorrei. Anche io lo voglio, quanto è cute. Mettitelo pure in squadra tu, vai. Io prendo. No, ma io lo sai... No, non ti ricordi io come faccio? Io li cambio di continuo, eh. Ecco. Io li cambio di continuo perché li evolvo. Se posso darti un tip, non certo. Sarà fattibilissimo, lo sai? Ah, sì? Perché il leveling sarà importante. Quindi tu dici di farmi una squadra decente. Sì. Io qua ho un Pokémon bello cicciotto. Oh, c'è leggendario. Sì. Ma va là. Ah beh sì, è vero che si prendeva subito. Niente meglio di un 5-5 per rimettere in sesto il leggendario della regione. Eccolo là. Cioè gli stiamo dando un panino. Un panino, sì, esatto. Guarda quelle ombre. Gva. Gva. Molto particolari questi Legends. Povero Sprigatito. Cosa... Bau. Cioè, tra l'altro il mio Sprigatito è pure paralizzato e con uno sputo di vita. Come mi tremano le mani? Ah, ma è livello 40. Sì, infatti è una lotta un po' fittizia questa, secondo me. Infatti, mi ricordavo bene. Te lo immagini il mondiale Pokémon organizzato in Giappone? Cioè, che cosa faranno? Una roba... devastante. Comunque, siamo minacciati da questi Houndoom. Oh, ma guardalo che eroe. Eroico il nostro Pokémon leggendario. E a me mi ha tramortito e poi mi ha preso in spalla proprio. Sì, ma anche a me è uguale. Sì, sì, secco. Allora, io guardo. Se mi muovo... Cioè, sembra... No? Cioè, io pensavo fosse... Come dire? Cioè, pensavo che non fosse così stabile, no? Dato come dire il... No, dicono che è molto stabile. Così io sono in città. Dove sei, Kuro? No, aspetta, ho trovato uno shiny. No, non ci credo, non ci credo. Dopo due ore di non gioco. Non ci credo. LeChunk shiny. Non ci credo. LeChunk shiny rosa. No, ragazzi, aprite tutti. Non ci credo. Non ci posso credere. Allora, con moltissima calma adesso.
che proprio calma, calmissima. Che sculo, no, ragazzi. Non ci credo, ragazzi, le chunk shiny rosa. Quanto ma quindi è bello. Aspetta, lo posso venire a prendere anch'io? Prova, vieni da me. Ti prova vedo sulla mappa. E vieni da me. Ma il safadanaio è bellissimo. Ma sei a Pontedera, sei andata? Te l'ho detto, mi ero persa. Aspetta, No, raga, io non ci credo che ho trovato uno shiny. Non ci posso credere. C'è una chat che lo potremmo grigliare. Non ci posso credere. Basta, questo in squadra. Le chonk. È veramente schifo. Le chonk. Grazie. Dopo un'ora e mezzo. Grazie. Cioè, io lo vedo un le chonk, ma perché il mio è. Perché il mio è normale? Ho capito cosa hai fatto qui. Oddio, sto male, non mi fare ridere così che muoio. Perché il mio le chonk è sbagliato, il suo no? Maledetto.